Vai, vai, vai. Schiacciata e andiamo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi sono su un altro gioco completamente nuovo. Sono su NBA 2015. Sono in Ultimate Team perché è la modalità più bella che abbiano mai creato. E andremo a fare subito il primo spacchettamento, ragazzi. Vai, pacchetto oro premium. Vediamo un po' chi ci capita. Vai, apriamo il pacchetto suspense, ragazzi. Rullo di tamburi. Drrr. Vediamo un po' chi ci capita. Brandon Knight, attenzione. 82. Ottimo, ottimo, ragazzi. Ottimo, finalmente. Ora, e anche un bel contratto. Fantastico. Quindi, come vedete, questa qui è la mia rosa che scenderà in campo e ho dovuto assolutamente mettere in campo Brandon. Quindi andiamo subito a fare una bella partita. Ed eccoci qui, subito pronti, ragazzi. Spero che l'audio si senta bene. Cavolo, me l'ho già rubato palla. Vai, in difesa. Spero sì, ragazzi, che l'audio si senta bene, perché in teoria le configurazioni giuste le ho messe. E vai, blocchiamo subito sto tiro. Vai. Ho fatto, ragazzi, tutti... No, questo non può essere tiro. E difatti, eccolo qua. Ho fatto tutto l'allenamento possibile e immaginabile di tutto il gioco. Quindi vediamo un po' se mi ricordo qualche passaggio. Via, via, tira in mezzo. No, cavolo, vai, passa dietro. Vai, vai, attenzione. Adesso voglio fare una bella schiacciata, ragazzi. Vai, allora tiriamo. Hop. E subito due punti, ragazzi. Anzi, tre punti. Tre punti subito, inizio partita. Vai che andiamo. Ho fatto un allenamento di quello veramente frenetico, ragazzi. E vai, vai, attenzione, bloccalo, bloccalo. Questo è entrato. Vai, 3-2. Non c'è nessun problema. Ditemi se voi siete appassionati di basket, ragazzi, perché a me come gioco piace veramente tantissimo. Via, vai, proviamo. Non penso che vada, difatti. No, no, attenzione, attenzione. Bloccalo, bloccalo. Fai ostruzione senza fare fallo. Questo non entra. Appena detto, meglio che sta zitto, ragazzi. Io, ragazzi, ho guardato molto spesso le partite di NBA perché è un gioco che a me piace tantissimo. Io vorrei abitare, ragazzi, in America solamente per andare a vedere queste partite. Questo è dentro. No, non è dentro. Vai, schiacciata, niente da fare. Vai, ed eccolo qui, grande prova. Volevo fare una schiacciata, però non è andata a buon fine, ragazzi. Sì, io vorrei abitare in America solamente per vedere le partite dell'NBA, perché secondo me sono veramente spettacolari. Eccolo qui, stoppata. Non è andata a buon fine, non è neanche fallo questo. Difatti. Vai, che ho una difesa fortissima, ragazzi. Con Brandon, che ho appena trovato nel pacchetto oro. Hop. Vai, chiamalo, chiamalo. E adesso vai in mezzo. No, questa non entra. E invece entra. Vai, 7-5. Partita, ragazzi, proprio al filo, proprio dei punti. Dammi la palla. Dammi la palla. Porca vacca. Vai, copri. No, questo non entra. Difatti, eccolo qui. Vai, avanti, avanti. Hop. E questo non entra. Grande prova che c'era lì quell'altro. Prima, ragazzi, ho fatto una partita dove ho fatto un alley-oop fantastico. Spero che si pronunci così, perché sì, un alley-oop dove lanci la palla in aria. C'è lì un altro tuo giocatore che fa una schiacciata al volo. Veramente là sono uscito fuori dalla finestra e ho urlato. Veramente ti dà una carica questo gioco. Questo non entra. Ed eccolo qui. Vai. Hop. Un po' di palleggi, un po' di palleggi. Vai, passala dietro. Hop. Vai! No, mi ha stoppato! Prima volta che mi stoppano. Però è stoppato in modo falloso, ragazzi. Ci mancherebbe. Dai, vediamo di non failare. Hop. No! Sbagliato totale. Come faccio a sbagliare sti tiri? Questa è dentro. Oh là. Vabbè, dai, ragazzi, il 50%
di probabilità di tiro è stata fatta. Eh sì, è questo. Vai avanti. Hop. Vai, chiamamelo, bloccamelo, vai avanti. Schiacciata. Vai, vai, non ho fatto la schiacciata, ma i due punti ci stavano. Non me li hanno dati. Cosa ho fatto? Fallo, ma dai. Che cavolo. Dai, avanti. Bloccalo, bloccalo, salta, fai difesa. Se qualcuno di voi ragazzi sa... Eh sì, ho sbagliato tasto. Se li segnavo, ragazzi, veramente veniva giù tutto lo stadio. Se, vi volevo dire, se qualcuno di voi... gioca questo gioco, vuole darmi dei consigli da 3 punti 10-8, si vuole darmi dei consigli oppure vuole dirmi qualche mossa strana o qualcosa, ben venga ragazzi, perché è da poco che ci gioco a questo gioco qui. Op. No, vai, prendila. No, mi hanno stoppato. Vai, schiacciata, niente. Stoppato due volte. Ma porca vacca ragazzi, oh. Ma è successo anche quello. È la partita veramente dove mi succedono le cose più assurde. 3 punti, anche qui devo assolutamente segnare. Devo assolutamente segnare. Vai, bloccami questo, bloccami questo. Vai dentro, vai dentro. Fallo. Fallo, dammi altri 2 punti. Vai, vai, andiamo così. Questa volta 2 su 2 voglio. E ci siamo, il primo è andato, ragazzi. Vai, arbitro, dammi anche il secondo. Attenzione, attenzione. Op. E è andato anche l'altro. Torniamo in vantaggio, 12-11. No, difesa, dove cavolo è andato? Op. Dai, che non l'ho toccato. Qui ragazzi sono passato da NHL a NBA, dove nell'NHL veramente ti fai delle cariche assurde. All'NBA veramente... Sentite i fischi dietro. All'NBA che appena tocchi qualcuno è subito fallo. Vai, facciamo anche i Lakers un bello scambio di ruoli. Vai, giocatori freschi in panchina. Vai avanti. Avanti, avanti, avanti. 3 secondi, 2 secondi. No, lì sono stato un pirla, ragazzi, veramente, perché dovevo provare un tiro almeno da 3 punti. Vai, saltiamo tutto. Vai. Secondo quarto di partita. Iniziamo subito con passaggio e 3 punti. No, cavolo. Pensavo di andare subito con i 3 punti, subito con la magia, ragazzi, ma non è andata. Hop. E su 3 lui me lo prende. È alto 18 metri quello. C'erano 3 giocatori dei miei là. Come non è entrato, dai. No, sei infortunato il mio giocatore. No, stoppati, 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 e quello segna. 15-12, ragazzi. Non uscire dal campo. No, che cavolo. Oh, non riesco più a tirare. C'è una maledizione ormai dietro. E che cavolo. Ma come? Com'è possibile? Vai, vai, vai. Schiacciata e andiamo. Grandissimo. Vai che ci stiamo rifacendo sotto. 14-17. E andiamo. 2 punti, ragazzi. 2 punti ancora portati a casa. 24-28. Veramente una partita veramente sul filo del rasoio questa. Bloccalo, bloccalo. Prendi il rimbalzo, grandissimo.
E andiamo, iper schiacciata ragazzi, fantastica schiacciata. Vai, rubata la palla, vai Knight con la schiacciata. Niente da fare, che fail ragazzi. Come ho fatto a sbagliare quel tiro? E difatti vengo poi punito con 2 punti. E con 20 secondi alla fine ragazzi del quarto tempo siamo sotto veramente di oltre 10 punti. Ci hanno massacrato. Guarda che gli ruba la palla. Vai. Vai avanti avanti. No, cos'è sto tiretto? Oh, mi hanno di nuovo ristoppato. Vai tira. Oh, continuano a stopparmi. Oh là. Almeno il punto così ragazzi. Abbiamo perso 69 a 55. Abbiamo perso ragazzi di un bel po' di punti perché i nostri avversari facevano tutti tiri da 3. Tutti i loro tiri da 3 che facevano entravano tutti. Era una cosa pazzesca ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like, commentate, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook. Qua da Beastard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.